Commovente cerimonia a Bisenti in occasione dei nuovi tre ministranti. La comunità parrocchiale bisentina accoglie i nuovi tre ministranti, un tempo chierichetti che rispondono al nome di Federico Ciccone, Alberto Dostiglio e Andrea Troiani, i quali attraverso il parroco Don Luigi Marroni ricevono l'incarico di compiere un servizio al sacerdote sull'altare e non solo, con una formula che sentiremo più tardi dallo stesso celebrante, subito dopo l'omelia, e consegnando loro una tunica, una veste bianca che indosseranno con dignità ed eleganza, aiutati dai loro genitori presenti alla cerimonia di vestizione. Una grande promessa che hanno assunto di fronte al parroco Don Luigi, davanti a tutta la comunità parrocchiale e davanti a Gesù, per servire il Signore con dignità, rispetto ed onore. All'incontro non è mancato l'entusiasmo e sicuramente è venuta la voglia a tutti i ragazzi presenti di fare di più e meglio per servire il Signore. Anche il coro parrocchiale è stato potenziato, accresciuto da nuove ancelle che danno un tocco di giovinezza a tutto il gruppo. I ministranti sono giovani chierichetti che collaborano, assistono, servono il sacerdote durante la Santa Messa. Questi chierichetti, sia in chiesa, nel loro ruolo che nella vita di tutti i giorni, devono essere umili nel comportamento e seguire l'esempio di Gesù, ossia mettersi al servizio del sacerdote, dei compagni, della famiglia e mostrare un comportamento di impegno, generosità e amore. Non per questo i ministranti vengono chiamati amici di Gesù, giovani pieni di entusiasmo e voglia di partecipare alla vita parrocchiale della Chiesa. Ecco, vediamo uno dei veterani ministranti che fugge da turiferario o incensiere che incensa l'altare proprio per dare solennità e sacralità alla cerimonia. Vediamo. Grazie.
Scelgono di dedicarsi al servizio liturgico. Ed ora per celebrare degnamente i santi misteri, confidando in Cristo, Re umile e misericordioso, riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla sua grazia perché trionfi sul nostro orgoglio e sulle nostre infedeltà. L'anno civile ha i suoi tempi, nei mesi, gli anni, le stagioni. L'anno liturgico
Quindi noi in un anno celebriamo i misteri principali della nostra fede: l'incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio, Natale, e passione, morte e risurrezione a Pasqua, per poi arrivare alla fine dell'anno liturgico a celebrare nell'interezza, nella solennità di Cristo Re dell'universo, e a riconoscere Cristo come Re e Signore della storia. Ma questo Re però è un po' strano, se ci pensiamo, perché i nostri schemi, i nostri cardini, per dire che una persona è un re, beh, sono molto diversi da quelli di Gesù. Voi che dite? O Dio, datore di ogni bene e grazia, benedici queste vesti liturgiche e questi tuoi figli, che da oggi, come ministranti, iniziano il servizio liturgico nella Chiesa, ma che compiano il loro servizio in uno spirito di fede, speranza e carità, per Cristo nostro Signore. Amen. Federico, ricevi questa veste sacra e portala degnamente quale segno della tua particolare dedizione al servizio del Signore e della Chiesa. Adesso i genitori tiranno i propri figli
il vescovo dice la chiesa di Pescara Penne ha un nuovo sacerdote. Io oggi, non perché mi possa parlare una lunga, ma ci mancherebbe, ma come parroco di questa comunità posso dire che da oggi la chiesa di Bisenti ha 3 nuovi ministranti. Innalziamo la nostra lode al Padre che in Cristo con la potenza dello Spirito Santo ci ha liberati dal potere delle tempre e ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Preghiamo insieme e diciamo ascoltaci o Signore. Per la Chiesa, corpo di Cristo, perché porti sempre al mondo intero il lieto annuncio che solo in Gesù abita tutta la pienezza della divinità. Preghiamo. Per i poveri, i malati e gli abbandonati, perché riconoscano nella testimonianza e nel servizio dei fratelli il Cristo crocifisso, Re e Salvatore dell'umanità. Preghiamo. Per i giovani della nostra diocesi, perché costruendo il loro futuro sui valori della fede, dell'onestà e della solidarietà, si preparino al sinodo e alle grandi sfide dei nostri tempi. Preghiamo. Questi ragazzi che da oggi iniziano il loro servizio liturgico all'altare possano crescere nell'amore a Cristo e alla Chiesa ed essere testimoni con loro, con la loro vita, dell'amore di Dio per noi. Preghiamo. Salita a Dio Padre la nostra preghiera e Santissima per Cristo nostro Signore. Thank you.
stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Quest'anno non coincide perché
però questa è la solennità in cui sono diventato sacerdote, la bellezza ormai di 8 anni fa. La sera dei primi vespri di Cristo Re fui ordinato sacerdote e la domenica di Cristo Re a Torre de Pascale celebrai la mia prima messa. E per questo ci tengo a fare l'istituzione dei ministranti proprio in questa solennità. Mi grazie a tutti e continuiamo così come ci ha detto l'Arcivescovo ieri per questo percorso sinodale che Papa Francesco ci ha fatto iniziare a camminare insieme, perché di questo abbiamo bisogno. Adesso dopo la benedizione, ci facciamo la foto con i non venerare e nuovo, tutto insieme, va bene? E poi ci vediamo un attimo qui al bar per un momento di convivialità. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.